Ok, sei in onda. Gianluca, tu sei tornato per il controllo di un anno, giusto? Sì. Ti sei operato il 20 marzo 2012, quindi poco più di un anno fa. Ci racconti un po' la tua storia, come mai hai deciso di operarti, che cosa è successo dopo l'operazione, cosa è successo a distanza di un anno, un po' tutta la tua storia. La mia decisione a fare questo intervento, insomma, non è che sono stato lì a pensarci tanto, anche perché le alternative erano poche. O seguivi una terapia farmacologica, dove io non tengo tanto ai medicinali, quindi l'alternativa era Era questa e l'intervento. ho fatto questa, sì. Come ti sentivi? Come stavi fisicamente nel momento in cui stavi per andare a operarti? Quando stavo andando, c'è cioè l'equilibrio soprattutto, perché l'equilibrio mi Avevi problemi mancava. di equilibrio? Sì, non era tanto, però io me lo sentivo. E queste qui. Dopo ho fatto l'intervento, queste cose sono sparite. Quale? Quali cose? Questo dell'equilibrio soprattutto. Poi quali altri problemi avevi? Adesso vedo se trovo la tua scheda così vediamo. Altri problemi. Allora, qua mi dicevi di problemi quando ci siamo visti un anno e mezzo fa. Mi parlavi di problemi della respirazione, della tua fatica. Sì, quello che ho sentito con l'intervento è questa cosa del respiro, che insomma, avevo voglia di respirare tanto. In che senso avevi voglia di respirare? Non so se fosse più per sollievo che avevo fatto questa cosa. Comunque mi sentivo davvero di cercare di avere aria e riuscivo più a immagazzinare. Quindi è migliorata la capacità di respirare, Di cioè la respirare, sì. funzione, il disequilibrio, dicevi che pure ti è migliorato molto. Sì, quello mi è migliorato, anche perché prima non riuscivo a stare in piedi per tanto tempo, già incominciavo ad oscillare, me lo sentivo io, non era evidente però adesso posso stare anche ore così in piedi Senza problemi. Gianluca, senza problemi, sì. vuoi dire qualcosa a chi ha la tua stessa patologia? Vuoi dare qualche consiglio? Vuoi dare qualche suggerimento? Beh, il consiglio che posso dare alla gente è che magari è indecisa, che magari mi ha sentito parlare di questo metodo, io consiglierei di farlo, tanto alternative non ce n'è altre, perché io ho Ma tu parlato. consigli di farlo perché non ci sono alternative o perché ti sei trovato bene? Mi sono trovato innanzitutto bene con tutte delle persone No, vabbè, squisite, al di là di questo, soprattutto. dico comunque hai avuto dei Sì. miglioramenti, per questo tu. Sì, il miglioramento ovviamente l'ho sentito, ecco. Va bene, Gianluca, noi ci rivediamo credo l'anno prossimo, quindi se vorrai ci continuerai ad aggiornare. Perfetto. Grazie mille.